Okay. get it Sony ha da poco presentato un nuovo membro, un nuovo componente della Cinema Line ed è FX30 che è qui con me che ho avuto occasione di provare un pochettino in anteprima. Certo, da quello che state vedendo adesso è praticamente più grande l'obiettivo eh, della videocamera in sé. E attenzione a chiamarla videocamera perché ho detto cinema line non a caso. Nel senso che negli ultimi tempi, questa linea appunto dedicata al cinema e al videomaking avanzato sta diventando sempre di più qualcosa veramente alla portata di tutti. Perché Sony ha lavorato proprio su questo aspetto: nel senso che fino a tem poco tempo fa, non, non tantissimo in realtà, eh, si sentiva parlare di Venice FX6, FX9, ma erano prodotti per il cinema, diciamo, o per il broadcast professionale e di conseguenza magari eh, non se ne parlava poi così tanto nel web, era qualcosa dedicato solo ai professionisti, finché poi non è uscita FX3, ehm, che ho fatto vedere qua sul canale anteprima qualche tempo fa, e lì abbiamo iniziato a vedere qualche piccola variazione, diciamo, in termini di marketing e possibilità da parte di Sony, nel senso che poco dopo a 7S3 ha presentato FX3 che era appunto dedicata all'ambito cinema ma un po' più entry level rispetto ad altri modelli più come dire professionali soprattutto per un prezzo accessibile rispetto a, sempre alle sorelle maggiori ma con FX30 questa cosa cambia ancora di più perché è una FX3 un po' più piccola un po' più in miniatura. Non è giusto dire limitata perché ci sono molte funzionalità condivise. Quello che cambia veramente è il cuore di FX30 perché è un sensore APS-C Pensato per sfruttare al meglio il formato di illustrazione Super 35, che poi è quello diciamo preferito dai videomaker, sia in erba sia professionisti. Quindi FX30, che è la nuova arrivata della eh, Cinema Line, potrebbe veramente essere per molti la prima vera videocamera con cui iniziare a fare le cose in grande, per altri invece un'ottima bicamera, per appunto eh, aiutare qualche ripresa, qualche set, qualcosa con una main quindi una camera principale eh, più importante, diversa o più costosa. Quindi ho avuto modo di provare un pochettino in anteprima FX30, niente di che perché come, eh, di, come sempre i tempi sono molto stretti, il tempo di esposizione è poco, e insomma non ho avuto modo di fare cortometraggi, film o cose del genere, ma questo è un piccolo en-zone, un primo assaggio di questo prodotto e per capire un po' veramente quello che potrà fare lo andrò a riprovare magari più avanti, sempre qui ovviamente sul mio canale. Su fotonerd.it c'è anche questo video in versione testuale con magari anche più... Uh, come dire dettagli sulle caratteristiche, qualcosa che magari oggi non vado a spiegarvi nel dettaglio, altrimenti faccio un video di 130 anni e non è una recensione. Ma già che siamo qui, ne vorrei approfittare, nonostante si tratti di un'anteprima e non di una recensione, però ne vorrei approfittare per farvi vedere il corpo macchina, così eh, lo vedete meglio da vicino e insomma mi dite poi cosa ne pensate. Quindi venite qui sotto con me. Eccoci, questo è il corpo macchina di FX30. Lo vedete qui. Adesso faccio questa cosa super vietatissima: che tolgo l'obiettivo e faccio vedere meglio il sensore. APS-C BSI da 26 megapixel. C'è poi dentro un processore BIOS. XR, cosa che permette appunto la registrazione in formato S35 o Super 35 se preferite. C'è un HFR fino al 4K 120 o fino al Full HD 240, la registrazione con i vari codec XAVCS, così come anche XAVCSI, quindi l'Olintra o l'XAVC HS, poi non manca il supporto per il 10 bit in 422 Long GOP o l'Intra H264 e H265. La particolarità, oltre all'estetica di questa camera è sicuramente la presenza del Dualiso, che è qualcosa che si può anche attivare con alcuni preset particolari molto comodi e adatti per i principianti. Dentro troviamo anche l'S Synthon, l'S Log 3, l'S 709, l'HLG e i nuovi preset Sine EI o Sine Ei Quick, che appunto, proprio quello che vi dicevo prima, sono dei preset stazioni video che includono uh, o il dual ISO per i professionisti o l'ISO base con dei settaggi automatici per i principianti. Non manca poi un uh, autofocus, sempre il Fast Hybrid AF di Sony con l'IAF, il tracking, il real time AF, il tracking ovviamente funziona per umani, animali e uh, volatili, c'è cioè il focus map, uh, l'AF assist, il briefing compensation per aiutarvi uh, nelle fasi di messa a fuoco, lo stabilizzatore, a 5 assi, con anche la modalità eh, active, così come anche eh, opzionale, c'è cioè l'handle con il microfono XLR, soluzione già vista anche in FX3. Eh, Molto carine anche in questo caso, le tolli light, quindi le luci. Che eh, si azionano nel momento della registrazione adesso ve le faccio vedere subito, così con la scusa copro anche il sensore che sia mai che insomma andiamo troppo a, ad insistere. E insieme alle tolli light. Allora vediamo qua. Intanto l'accendo. Il display ovviamente reclinabile. Guardate, quando io premo REC adesso, ovviamente, non succederà niente perché c'è il tappo. Quando io premo REC, si accendono tutte le luci, quindi sopra il pulsante REC qua sopra. Ce n'è un'altra che si accende qua dietro, eccola qui. Quindi in qualunque momento sapete bene quando ovviamente c'è anche il rec square ve lo faccio vedere giusto per, per informazione quindi di conseguenza è molto comoda e molto cinema ma passando all'analisi del corpo nello specifico voi avete sicuramente già visto che è stata di un corpo molto rustico chiamiamolo così come la FX3 nel senso che è qualcosa di adatto al cinema e di conseguenza ha tutti i vari innesti per gli accessori con attacco a vite standard ce ne sono due nella parte posteriore qui un altro qui laterale un altro qui laterale ancora e anche sull'altro lato, quindi un totale di 1, 2, 3, 4, 5 sono praticamente ehm, le viti con cui si possono montare accessori come, non so, boh, microfoni, qualunque cosa vi interessi, eccetera eccetera. C'è anche una slitta out show ovviamente per montare faretti e cose del genere, quindi tutto quello che volete montare lo potete fare. Qui davanti c'è il classico switch già visto anche nella FX3. Eh, ed è quello che serve con gli obiettivi Sony che supportano appunto lo zoom motorizzato. Vedete qui molto facilmente si fa così si va avanti. Qui c'è il tasto rec, qui c'è il tasto che può essere usato sia per rec sia per lo scatto, lo vedete qui. Um, e poi ci sono tutti i vari eh, tasti funzione programmabili che di base hanno già alcuni settaggi chiaramente scritti qui, bilanciamento del bianco, ISO, così come qua davanti c'è un'alternativa al tasto REC, eh, qui dietro ci sono altri tasti funzione, sono, sono veramente tanti, ma sono tutti comunque eh, riprogrammabili. Il corpo macchina misura 129,7 x 77,8 per 84,5 questo è chiaramente sempre millimetri è il valore dell'estrusione eh, inerente all'impugnatura che è estremamente comoda per me che ho le mani grosse è veramente qualcosa che permette di impugnare bene il prodotto e di conseguenza riuscire ad avere delle riprese eh, molto più stabili interessanti nelle parti laterali troviamo il cavo la presa HDMI di tipo A ovviamente quindi grande così come nascosti in questi sportellini abbiamo anche anche, eh, microfono, cuffie Type-C e micro eh, USB. Il display, come vi dicevo prima, è reclinabile e anche richiudibile. Quindi, io posso decidere di metterlo così a modi vlog quindi anche metterlo in questo modo dietro oppure richiuderlo eh, per sicurezza, eccolo qui, voilà, e qua si spegne e si accende, i tasti MOD, vediamo se riesco a far vedere un pochettino il menu, proprio adesso che ho girato il monitor e l'ho chiuso, ecco, eh, sono sempre al contrario, ve lo ricordo in ogni recensione, ma comunque il menu è, eh, sono, ecco qua. Eh, il menu è lo stesso di, eh, di Sony A7S3, così come anche eh, Sony A74, quindi io non vedo assolutamente niente di quello che sta succedendo. Eh, se non dal monitorino lì quindi accontentatevi di questo ma sappiate che alla fine si tratta di un menu che ehm, si sì, richiede un pochettino di apprendimento ma eh, risulta essere poi molto intuitivo rispetto ai molto più discussi menu del passato delle precedenti generazioni di Sony io ho provato un pochettino eh, FX30 questa nuova arrivata appunto adesso la spengo eccola qua voilà ho provato un pochettino FX30 in maniera piuttosto veloce, l'ho provata sia per i video che per le foto. Allora, interessante lo stabilizzatore perché è ormai qualcosa di affidabile, 5 assi con la modalità active, la stessa vista nella S3, ma anche nella 74 che mi sta riprendendo adesso. Quindi è un sistema con cui ho già confidenza, che funziona bene, che non ha problemi, chiaramente è consigliabile utilizzarlo con degli obiettivi grandangolari, altrimenti poi diventa un bel problema. ma... FX30, una videocamera molto leggera perché pesa circa 560 grammi, questo significa che a meno che non decidate di fare come ho fatto io che ho messo un 1635 GM piuttosto pesante sopra, la potete comunque usare tranquillamente anche su un qualunque gimbal senza troppi problemi e questo è un grande vantaggio. C'è una ventola attiva integrata quindi potete scegliere di avviarla quando serve in maniera automatica, tenerla sempre attiva, io ho provato anche banalmente a tenere accesa FX30 per qualche minuto, anche senza registrare, sentivo che la ventolina partiva molto soft e molto silenziosa. Però questa è una caratteristica importante che vi fa capire che comunque avete possibilità di registrare video anche in 4K120 senza troppe preoccupazioni, senza troppi problemi. E per carità, come vi dicevo io, non ho fatto un cortometraggio, non ho fatto il cinemone, ho fatto qualche ripresa qui in studio, eh, nella sala giochi, nella gaming room che ogni tanto vedete eh, nei, nei vari video, ho fatto qualche foto in giro alle piante qua, anche per capire un po'. Chiaramente a livello fotografico è qualcosa che va considerato come emergenza, perché non c'è una raffica di scatto, non c'è un vero buffer, non ci sono grandi impostazioni fotografiche avanzate, quindi è veramente qualcosa d'emergenza. Lato video invece c'è quasi tutto quello che serve, la cosa che forse manca è... Che, come dire, potrebbe dispiacere ad alcuni è il fatto che non è possibile registrare RAW in camera, ma dovete utilizzare un recorder esterno, come ad esempio un Atomos Ninja 5. Se usate un recorder esterno, allora potete registrare fino a 16 bit, quindi sicuramente è un bel RAW. Nessun problema invece per il 422 10 bit interno, che si può fare tranquillamente. C'è cioè lo slot ibrido laterale, mi sono dimenticato di farvelo vedere, ma comunque, quello qui qua sotto, lo, lo slot ibrido significa che è praticamente come quello visto ehm, nella, nella S3, nella S74: quindi ha sia SD che CF Express di tipo A, necessario secondo me. Um, assolutamente per quanto riguarda i formati più pesanti, anche perché con l'SD potete fare veramente ben poco se usate una CF Express di tipo A oltre al 4K 120, tutto quello che dovete fare, potete anche decidere di registrare uh, i vari proxy di, dei video che appunto andate ad acquisire. Quindi, mh, sicuramente, se acquistate una FX30, se dice, deciderete di farlo. Secondo me è necessario avere due CF Express di tipo A visto che c'è il doppio slot, in questo caso molto, molto apprezzato. Per il resto, mi è sembrata una, una videocamera molto carina. Per, per iniziare, secondo me va benissimo, soprattutto per il dual ISO, che è un concetto che magari molti non hanno chiaro dalla fotografia perché non è una cosa che serve necessariamente, ma in video è molto apprezzato e di solito un tempo si trovava su prodotti molto più costosi e professionali. Poi, con il fatto che ci sono i nuovi ehm, preset Cine, c'è l'S Log 3, c'è l'S Sinton, tutte queste questa scienza colore, questi profili vari per appunto avere colori accurati, significa che è possibile inserire questa FX30 in una sorta di workflow da cinema line. Quindi quello che vi dicevo prima: bicamera per la Venice o per una FX9, quello che deve essere. Sì, è fattibile perché alla fine il profilo colore è lo stesso, il profilo di registrazione è lo stesso, il log è lo stesso, è stato tolto l'Slog2 in favore di uh, Cine I, eh, anche i settaggi Quick, quindi di conseguenza ci sono dei passi avanti importanti secondo me dal punto di vista funzionale ma anche pratico perché ad esempio una cosa che mi è piaciuta è che ehm, ci sono dei settaggi lato log e registrazione Automatizzati, diciamo per il principiante, e un po' meno automatizzati, quindi più manuali per il professionista. Ad esempio, il settaggio Sine e i Quick è praticamente una funzione, una sorta di preset che eh, più o meno inibisce il dual ISO e permette di usare il base ISO, quindi l'ISO basilare, eh, con un S-log 3 se non sbaglio e un profilo colore standard. Per il principiante. Diversamente, il Cine EI, quello normale, eh, abita il dualiso e sblocca una serie di funzionalità che permettono al professionista di, come dire, sguazzare eh, un po' più in quello che capisce. Molto interessante il fatto che ci sono dei, eh, degli slot di preset per le LAT o LUT se preferite in italiano, eh, dove è possibile caricare le vostre LUT all'interno della, della camera e applicarle già in fase di estazione. Questo fa parte di un. Di un workflow, di, di uno stile, di un modo di lavoro di un non so, un, uno svolgimento, chiamiamolo così, che Sony ha spiegato nella presentazione riservata ai giornalisti perché è stato creato e presentato insieme a questa eh, nuova videocamera il nuovo plugin che si chiama Catalyst Prepare, che è fatto per eh, Adobe Premiere Pro. Fondamentalmente è un plugin che si può avere sia gratuitamente che a pagamento, a seconda delle funzioni che volete, ma usando questo plugin che per adesso è disponibile soltanto per Premiere Pro. Uh, è possibile praticamente prendere i metadati registrati uh, dalla videocamera all'interno dei file e farli leggere a Premiere Pro. E voi qua direte, vabbè, sì, niente di che, ce lo fa anche Lightroom con la prima fotocamera da 100 euro che trovo. Sì, ma attenzione al tipo di metadati, perché si tratta di tutti i metadati dedicati alla stabilizzazione d'immagine, cosa che ad esempio vi. questo è il punto 1, non ho messo de de della punteggiatura parlando. La stabilizzazione d'immagine, ad esempio, è il fatto che. Dando i giusti parametri potrete evitare poi di stabilizzare le clip dopo su Premiere, cosa che sicuramente vi fa risparmiare tempo. Così come anche tutti i metadati del briefing compensation per la messa a fuoco, così come anche tutti i metadati dell'obiettivo per le varie correzioni e anche eh, i metadati dedicati alle LAT, al. Al tipo di eh, profilo log alla gamma, insomma se voi ad esempio registrate in log con una luta applicata da voi caricata sulla videocamera, un preset diciamo vostro eh, personale e quindi vedete quel tipo di colore grazie all'assistente di gamma, poi in realtà il file viene registrato giustamente in log e quindi di conseguenza dando queste impostazioni ai metadati con questo plugin che vi stavo dicendo. Potete ritrovare su Premiere praticamente la clip già colorata e teoricamente già pronta eh, per essere utilizzata, quindi se volete potete chiaramente lavorarla perché è sempre un file log. Diversamente, tenete la, eh, la lutta applicata e siete già praticamente a posto. Quindi, questa è una cosa molto intelligente per eh, ottimizzare il workflow lavorativo lato video molto avanzato per chi magari vuole spippolare in fase di registrazione e poi montaggio. Quindi, è una. È una videocamera intelligente, ok? Che viene comunque proposta a un prezzo base di 2.300 euro solo corpo senza l'handle con il microfono. Sono circa 2.800 euro con l'handle con il microfono. A partire da ottobre la disponibilità, secondo me, risulta un, un buon prodotto interessante per iniziare nell'ambito, diciamo, cinema. Chiaramente la concorrenza su questa fascia di prezzo è molto agguerrita. Ci sono concorrenti che permettono di registrare a risoluzioni diverse anche in RAW direttamente in camera è una scelta che dovete fare secondo me voi precisamente nel senso che alla fine qua avete una risoluzione in 4K fino al 120 eh, dall'oversampling del 6K quindi comunque schifo schifo non fa però magari per molti potrebbe essere un limite il fatto del RAW esterno tuttavia c'è chi magari preferisce affidarsi a Sony per praticità per qualunque cosa quindi è una scelta puramente personale e vostra alla fine secondo me Conta come vi trovate voi con il dispositivo, come siete comodi voi con l'impugnatura, le stazioni eccetera eccetera. Questa qua è proprio una videocamera run and gun perché alla fine io ho fatto delle riprese anche con gli obiettivi grandangolari a mano libera senza montare su sua gimbal, senza niente e si è comportata veramente bene, non, non serve mettere eh, batterie vlog, eh, cage, access, cioè, potete anche semplicemente impugnarla, andare a fare le vostre clip video così Finisce qua. Quindi secondo me come run and gun era già ottima la FX3 è anche ottima tantissimo questa FX30 guardando che costa la metà e alla fine ha un sensore APS-C, è vero. Ma il formato è Super 35 quindi lato video sicuramente piace moltissimo. Quindi questa è la mia impressione in anteprima su FX30 che è qui con me. Trovate, vi ricordo, l'articolo su Fotonerd, leggetelo, fatemi sapere cosa ne pensate, commentate qui sotto, ditemi se vi piace questa nuova Sony, come la vedete sul mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul canale, momento in cui si chiude il sipario e ciao!